incredibile Eurogol di Pazzini che fortunatamente insomma ha evitato una sconfitta che sarebbe stata gravissima. Sì, no, anche il pareggio sicuramente ci va molto stretto, non dico che sia di sconfitta, ma possiamo dire che almeno ci dà un minimo di morale per comunque andare avanti, però noi abbiamo solo un obiettivo che bisogna vincere per andare in Serie A. È dura ritrovare il morale dopo una partita secondo me giocata molto bene dal Verona fino al loro gol del pareggio, poi siete un po' scomparsi dal campo, perché? Purtroppo siamo calati nel secondo tempo, loro ci hanno sopraffatto tra virgolette e abbiamo preso questo gol che purtroppo dobbiamo cercare appunto di migliorare su queste cose perché siamo forti, siamo bravi, però purtroppo abbiamo queste lacune dove purtroppo ci fanno perdere o comunque ci fanno prendere dei gol che bisogna evitarli per forza, perché sennò si rischia appunto di andare a pareggiare oppure andare sotto e poi è dura comunque recuperare. Come mai il Verona ha perso di mano la partita? Sembrava averla saldamente in mano nel primo tempo. Evidentemente è stato questo episodio dove ci ha comunque spiazzato, perché appunto come avete visto insomma tra il primo e il primo tempo, i primi 10 minuti del secondo tempo eravamo completamente padroni. Sono episodi che purtroppo appunto prendi così da un momento all'altro ed è una botta grossa. Ripeto, oggi siamo un po' di sconfitta, però almeno sei riuscito a pareggiare per tenere sul morale insomma. E come mai invece non si è riusciti a reagire, no? Magari altre volte è successo, oggi invece dopo il gol dell'1-1 è arrivato anche quello del 2-1, il Verona è rimasto molto indietro, come mai? Secondo me non voglio dare... cioè, anche il fatto che comunque sia la terza partita difficile, cioè che comunque facciamo in 10 giorni, sicuramente ha pagato, abbiamo pagato quello, però a livello mentale bisogna appunto cercare di comunque andare oltre, perché sennò altrimenti, ripeto, facciamo fatica e non possiamo permetterci di perdere altri punti. Questa è una squadra che, Luca, insomma, siamo tutti adulti e parliamo serenamente, però è una squadra che mentalmente ha dei limiti, insomma, lo ha palesato, nei momenti di difficoltà si deprime, possiamo dire così, al termine giusto? Ma vabbè, adesso Dio, deprime no, però sicuramente accusa il colpo, però come magari è successo oggi, all'ultimo, fino all'ultimo non l'abbiamo mollato e quindi c'è stata comunque una reazione, fortunatamente all'ultimo insomma, e quindi ripartiamo dal primo tempo e dagli ultimi 5 minuti insomma. Adesso forse guardare la classifica un pochino mette non quell'umore che serve, perché davanti corrono... Sì, vabbè, ma noi dobbiamo solo pensare che abbiamo 7 partite e bisogna vincerle tutte. Come dobbiamo inventarcelo noi, dobbiamo cercare di vincere per appunto sperare di ridurre insomma la distanza e per comunque esatto cercare di andare su in Serie A direttamente. Chiaramente la speranza è quella, e la speranza è l'ultima a morire, si sa, no? La promozione diretta. Dovessero essere i play-off, immagino che automaticamente venga richiesto quel carattere che adesso forse non si riesce a tirare fuori, quello che preoccupa di più. Vabbè, intanto cerchiamo di fare queste 7 partite e poi dopo sperando di non arrivare ai play-off, nel caso sicuramente ci troveremo pronti per affrontarli. Comunque adesso ci sono 7 partite, dobbiamo cercare di sfruttare tutti i punti possibili che abbiamo a disposizione. Dimmi di te, perché forse in controtendenza rispetto al Verona tu sei in crescita, hai fatto anche dei gol pesanti, poteva esserlo anche quello di oggi, un gol pesante. Come l'hai attraversato questo periodo? È un peccato, perché magari i 2 gol che ho fatto recentemente non hanno portato comunque i 6 punti, ma ne hanno portati solo 2, perché comunque il pareggio col Pisa. Contento sicuramente per l'assist magari di Vercelli, dove abbiamo recuperato all'ultimo, e quello di Trapani dove abbiamo vinto. E quindi niente, continuiamo così, io cerco di dare sempre di più dove magari adesso appunto sto meglio e magari sono riuscito a trovare un po' l'equilibrio che mi mancava. Oggi si è cambiato un'altra volta modulo, si è tornato all'antico, ti chiedo, rischia un pochino di levare un po' di certezze questo continuo cambio di moduli, prima 3-4-1-2, dopo oggi ci ritorna 4-3-3 e poi partita in corsa ancora 3 dietro?
Ma secondo me no, perché comunque lì davanti, che siamo in tre, in un modo o nell'altro, siamo sempre comunque, ci siamo due punte o tre punte, quindi il modulo è indifferente, l'importante è cercare di fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo, e poi se ha con la mezza punta, con due punte, eccetera, non ha importanza, l'importante è il gioco che non deve mancare. L'ultima cosa per me, i tifosi si chiedono, la squadra è ancora con mister Pecchia? Certo, assolutamente, perché non dovrebbe esserlo, altrimenti comunque siamo completamente con lui, siamo a sua disposizione, siamo pronti a lottare per lui come stiamo facendo, sperando di avere un po' più di fortuna magari anche nei risultati finali. Ultima domanda, l'impressione di aver perso il treno giusto? Ma no, cioè, ci sono ancora 21 punti. Noi, ripeto, dobbiamo cercare di fare più punti possibili e sperare che magari anche qualcuno là davanti faccia scivolona, perché ci può stare, come no, però noi dobbiamo guardare noi stessi, abbiamo 7 finali e bisogna fare queste 7 finali al meglio.